Benvenuti a Interlagos, mentre siamo in attesa del semaforo verde per iniziare la sessione di qualifica di oggi. Volere è potere e nessun luogo più di Interlagos è in grado di dimostrare quanto sia vero questo detto. Fu proprio qui che Senna vinse nonostante un cambio bloccato sulla sesta. 5 gare che hanno deciso il titolo piloti di fila dal 2005 al 2009. Gli appassionati tifosi brasiliani ogni anno fanno registrare il tutto esaurito sugli spalti. Oggi si gareggia a Interlagos, un circuito storico da 4,3 km e uno dei pochi in calendario in senso antiorario. 15 curve in totale, 9 a sinistra e 6 a destra, con una sezione tecnica nel mezzo che porta verso il terzo settore da percorrere full gas. La migliore opportunità di sorpasso arriva proprio in fondo al rettilineo del traguardo, in curva 1. Con la posta in gioco di oggi ho la sensazione che vedremo parecchie spintonate in curva 1 questo pomeriggio, Luca. Sì, succede spesso qui ad Interlagos. È una zona di frenata impegnativa, dato che conduce alla discesa verso la S Senna, quindi è facile bloccare l'anteriore interna e finire larghi. Negli anni abbiamo visto spesso qualcuno dei piloti nelle prime posizioni finire nelle retrovie al primo giro e ritrovarsi a fare una gara di rimonta. E questo è uno dei motivi per cui qui ci sono tante emozionanti battaglie per il campionato. Speriamo che oggi non si verifichino incidenti alla partenza, ma ammetto che la cosa non mi sorprenderebbe. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Ricciardo, Raikkonen, Carlos Sainz e Verstappen, Hülkenberg, Neri, Alonso e Sebastian Vettel. Inizierà più indietro a causa di una penalità in griglia di partenza presa in precedenza. Grosjean, Leclerc, Esteban Ocon e Magnussen, Perez, Gasly, Stoffel van Dorn e Lance Stroll, Hartley e Marcus Ericsson completa la griglia. Partenza decisa, ben fatto. Bella mossa, ben fatto.
ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Il distacco dalla vettura davanti è 2,4 secondi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,6 secondi. Bandiera verde. Virtual safety car in uso. Virtual safety car. Devi mantenere positivo il delta. Rallenta, mantieni un delta positivo. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Si è appena passato in testa. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide.
distacco dall'auto davanti, 1,6 secondi. In questo giro, forza! Bel sorpasso. Box. Spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Lance è appena rientrato ai box. Ok, il distacco è 1,6 secondi. Alcune informazioni su Vettel. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Distacco dall'auto dietro, 9,9 secondi. Vettura davanti a te. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 43,4 secondi.
distacco dalla prima è 8,6 secondi. Della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione delle RS possiamo raccogliere più energia. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Hai conquistato una posizione. Consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2.
favore riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Prendi la gomma e portala a casa. Vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Il distacco in testa alla classifica si riduce dopo una gara difficile per il leader. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Forse Marcus Ericsson? Sì, scelgo lui, Marcus Ericsson. Bel lavoro. Grande costanza. E ora vediamo la classifica costruttori. È stata una gara difficile per il leader della classifica e gli inseguitori riducono il loro distacco. È stato bello avervi qui con noi questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci. Alla prossima.